Noi spesso sottovalutiamo l'importanza del silenzio, in qualche modo ci sentiamo obbligati a dover rispondere alle persone che ci provocano o che in qualche maniera usano del sarcasmo nei nostri confronti. Questo succede spessissimo sul lavoro, in amicizia, tra partner. Molto spesso cediamo alle provocazioni e cediamo alle provocazioni con l'intento di spiegare. E riteniamo che la ragionevolezza sia sempre la risposta migliore. E questo è un aspetto che invece va contestato, perché non è affatto così. Quando è ragionevole rispondere ad una persona? È ragionevole farlo quando una persona si pone in modo ragionevole nei nostri confronti. Allora, in quel caso è ragionevole rispondergli. Il fatto è che se io tendo a rispondere, se io ritengo che rispondere, spiegare sia sempre l'atteggiamento giusto, la cosa giusta da fare, il presupposto è che se una persona si comporta in un certo modo, in qualche maniera lo fa perché non ha capito. E quindi in realtà si comporta così non perché è così o perché ha intenzione di comportarsi in questo modo, ma perché non ha capito. Invece, e questo presupposto è molto condizionante, perché il mio atteggiamento, il mio comportamento, ecco, programma la mia mente. Se io mi comporto come se quell'altra persona non capisse, io ho come presupposto che il problema sia sempre lo stesso, che le persone non capiscono. Ed escludo tutto un ventaglio di alternative. Prima alternativa, una persona è fatta in quel modo e io devo accettare che sia fatta in questa maniera qui. Seconda alternativa, ha quel comportamento perché realmente magari mi vuole provocare o mi vuole ferire e devo accettare che è fatta quindi in quella maniera. Ci sono anche alternative diverse al fatto che qualcuno non abbia capito, cioè che quella persona abbia realmente le intenzioni di comportarsi in quel modo. Quindi l'atteggiamento migliore non è quello di avere come comportamento riflesso, no? Automatico, una specie di condizionamento pavloviano, quello di spiegare le cose agli altri. Ma un atteggiamento sano per noi stessi è anche quello di dire: ok, questa persona sta usando del sarcasmo, sta ironizzando in una maniera sgradevole, mi sta facendo delle domande stupide, mi sta provocando in una maniera, palese. Ecco, se lo fa, probabilmente lo fa perché vuole farlo. Io devo accettare che questa persona si comporta in questo modo. Ecco, ha senso che io risponda in modo ragionevole, il che richiede riflessione, pensiero, energie, attenzione. Ha senso che io sprechi queste energie con questo tipo di comportamento? Ecco, è una domanda che ti faccio. La prossima volta che ti capita di avere a che fare con una situazione di questo tipo, chiediti: ma ha senso rispondere ad una persona che si comporta così? O forse è meglio regalare il mio silenzio? Nel senso che non ha nessun senso, non do nessun valore a questo tipo di comportamento. Capisco che per alcuni sia difficile, perché alcune persone dicono: ma io a fare in questo modo un po', ecco, come dire, in realtà sono in tensione, magari voglio rispondere come rivalsa. Sì, d'accordo, ma forse la tua sfida non è convincere quella persona lì. Forse la tua sfida è quella di accettare che esistano persone fatte in quel modo. E tu devi imparare a convivere con questa cosa, quindi non rispondere potrebbe essere una messa alla prova ben più impegnativa per te e per la tua crescita personale. Prova a prendere anche questa alternativa, ecco, come possibilità.